Il segno del Capricorno, quindi segno del Capricorno, chi è, caro Capricorno, che ti cerca e però non si fa avanti per quale motivo? È una persona un po' schizzata. Quindi, caro segno del Capricorno, è una persona schizzata. Quindi, là, io ti lascerei perdere perché è inutile che ti vai a impelagare con persone che sono già pieni di problemi. Una persona comunque estremamente ricettiva. Ma la ricettività però comunque non è una caratteristica. Io la taglierei dei maroni. Dai fiducia a una persona che ha fiducia in se stessa comunque, però ha dei pensieri deliranti un po'. Va alla ricerca di condivisione, quindi potrebbe essere anche una persona che vorrebbe una relazione stabile, potrebbe essere una persona che vorrebbe anche addirittura un matrimonio, ma io al tuo posto, caro Capricorno, fuggirei via. E andrei alla ricerca dell'armonia interiore, non andrei a sfrugugliare, diciamo, a svegliare chi anche dorme e a mettersi con una persona che è veramente instabile. Vediamo che ci dicono i tarocchi di Marsiglia. Viene fuori la regina di bastoni, la regina è sempre un simbolo di solidità, di stabilità, quindi se non hai la percezione che questa relazione, che questa persona ti possa dare stabilità, direi che non ne vale la pena di tenersela, ma è meglio cambiare. Io al tuo posto, Capricorno, cambierei. Da un punto di vista economico-finanziario, comunque, è una persona che mediamente, diciamo, sta abbastanza bene, non è una poveraccia, non è un disgraziato, ma non è neanche Rockefeller, diciamo. È comunque una persona che si può innamorare di te se fai le giuste cose, però io al tuo posto, diciamo, non sceglierei questa persona come relazione principale, ma cercherei qualcun altro, magari tra le tue stesse amicizie andrei alla ricerca di qualcun altro. E veniamo all'acquario. Che ci dice l'acquario? Cosa ci dice l'acquario? Allora, per quanto riguarda l'acquario, la persona che ti vuole, ti desidera, sarà una persona creativa, estremamente creativa, una persona che sta attuando un periodo di rinascita, quindi una persona che è venuta fuori da un periodo di merda e adesso si sta riprendendo, quindi cerca di capire chi può essere. È comunque una persona che sta facendo meditazione, si sta portando avanti, quindi che ha anche una spiritualità notevole, no? Cerca di capire tra queste cerchie di conoscenze e prima o poi si farà avanti e non si è fatta avanti finora perché ha percepito un blocco da parte tua, quindi fondamentalmente è per il rifiuto che non si fa avanti, però potrebbe essere una relazione che da un certo punto di vista potrebbe anche andare bene. Vediamo sempre per il Capricorno cosa ci dice. Diciamo cosa ci dice la carta. È una persona solitaria, viene fuori una questione di persona solitaria, per cui a quel punto lì io lascerei un po' nel suo brodo, anche perché l'amore che ti può dare è veramente basso, quindi guarderei oltre che lo segno del Capricorno. E veniamo al segno dell'acquario. Vediamo al segno dell'acquario. Che ci dice l'acquario? Ma allora, non si fa avanti perché è una persona rigida e morale. Siccome tu, caro segno d'acquario, spesso viene etichettato un po' come zoccola, probabilmente la sua moralità gli impedisce di farsi vivo, la sua moralità gli impedisce di darti quello che tu vorresti. Questo è un dato di fatto. Lo blocca anche il senso di colpa, quindi probabilmente una persona che ha già un'altra storia, ha già un'altra relazione, ha già qualcun altro nel calderone, quindi tu saresti comunque la seconda scelta, ma se questa relazione funzionasse, riuscirebbe a funzionare veramente bene. Quindi, caro segno dell'acquario, hai delle chance, delle possibilità da questo punto di vista. Trattasi di una persona cavaliere di denari, benestante comunque, non farti infinocchiare dal fatto che è benestante, però potrebbe essere una relazione che ha delle cose benestante, ma si porta un fardello pesante dietro, e l'otto di bastoni è il fardello più pesante che c'è in assoluto. Per cui valuta un po' tu se può valere la spesa oppure no, intraprendere una relazione con questa persona. Poi abbiamo il segno dell'acquario. Vediamo il segno dell'acquario.
cosa ci dice il segno dell'acquario, come vanno le cose per il segno dell'acquario. Allora, avrai un successo da un punto di vista sentimentale, da questo punto di vista avrai successo, riuscirai a ottenere comunque dei risultati, la tua esistenza sarà un'esistenza comunque interessante e dovresti cercare di integrarti maggiormente con le altre persone e fare qualche atto di ribellione. Quindi, se sei dell'acquario, hai queste chance, queste possibilità di trovare anche una persona che possa andare bene per te, ma devi evitare di essere condizionato. Quindi, nel momento in cui ti liberi dai condizionamenti, anche perché hai a che fare con persone, caro acquario, che sono molto diverse da te e purtroppo che proiettano e tu proietti, quindi diventa una relazione simbolica, una relazione simbiotica che non porta niente di buono, caro segno dell'acquario. Cerca di darti una mossa. Veniamo sempre per il segno dell'acquario. Cosa ci dice? È l'uno di coppe. La coppa rappresenta comunque anche la relazione sentimentale affettiva. L'uno di coppa rappresenta una persona che vorrebbe crearsi una relazione comunque con te. E questo, ecco qua, c'è, io vedo la positività. Questa è una relazione che potrebbe funzionare perché potrebbero aumentare, diciamo, ringrazio Andrea, potrebbero aumentare le tue possibilità e quindi questo è un grande vantaggio. Quindi io direi che questo tipo di relazione è una relazione che può comunque funzionare abbastanza bene. E veniamo al segno dei pesci, vediamo il segno dei pesci che ci dice. Allora, ci sarà comunque abbondanza, che è lo segno dei pesci, avrai comunque questa persona, ti porterà bene, diciamo, da un certo punto di vista. Devi provare a sperimentare, quindi caro segno dei pesci, non trattenerti, questa volta ringrazio User, lasciati andare perché potrai avere veramente le tue chance, potrai avere le tue vittorie. È una persona importante, una persona che è un maestro, quindi ti potrà insegnare molto. E è un legame collegato alle vite passate. Questo è un vero e proprio legame karmico, quindi tu incontrerai questa persona, si farà viva proprio perché c'è una relazione legata proprio al passato, nel senso di vite passate. E veniamo al sempre pensiero dei pesci che ci dice, diciamo abbiamo il paggio di denari, è una persona che si presenterà come ricca, ma ricca veramente non sarà, quindi cercherà di confonderti, cercherà di buttarti un po' di fumo negli occhi. Soprattutto per quanto riguarda l'aspetto economico, l'aspetto finanziario, che non è povero, però non diciamo che è povero, però diciamo che è un re di spade, quindi una persona che saprà darti il suo valore, potrà trattarti come una regina. Quindi vale la pena di sperimentare una relazione perché si farà avanti nel giro di 2 settimane questa persona, le carte sono venute tutte carte molto rapide e veloci. Cerca di sperimentare, cerca di capire se puoi, diciamo, costruire una relazione a lungo termine.